importante per la solidarietà, per la condivisione, ma soprattutto è una giornata di speranza. Un'azione molto concreta, molto importante non solo per la comunità locale ma per tutte le municipalità della Val Vibrata. Quindi è un emporio, l'apertura, l'inaugurazione dell'emporio solidale segna un momento decisivo nell'ambito del progetto Prince, un progetto che è stato promosso dall'Unione dei Comuni, finanziato dall'Unione Europea, che aveva principalmente quale obiettivo quello di andare incontro a situazioni di deprivazione materiale e di marginalità. È stato raggiunto l'obiettivo con un'azione sinergica attivata dall'Unione dei Comuni in coprogettazione con il Consorzio della Solidarietà Aprutina e con Onterod, due associazioni molto radicate sul territorio e in collaborazione con il terzo settore. Quindi un'azione, diciamo, sinergica, condivisa, che sta dando degli ottimi risultati, e devo ringraziare anche tutti gli operatori della Caritas che hanno profuso il loro impegno per l'apertura di questo emporio solidale. Il nostro parroco, Don Stefano, perché praticamente tramite un contratto di comodato gratuito ha messo a disposizione i locali che erano stati donati alla parrocchia da una cittadina di Alba Adriatica, e il Conad Adriatico che ha sostenuto l'impegno fornendo la prima fornitura nella persona del direttore Nicola Fossemò. Il mio auspicio, come ho detto durante il convegno, che la persona che entra in questo emporio, l'utente, non sarà un semplice cliente, ma sarà una persona di cui verranno prese in carico tutte le esigenze ed accompagnato in un percorso chiaramente di reinserimento lavorativo quando questo occorre, perché l'emporio è soprattutto un luogo dove si promuove, come ha detto Sua Eccellenza il nostro Vescovo Leuzzi Lorenzo, che è stato oggi presente, dove si promuove soprattutto la promozione dell'uomo. Quindi io sono soddisfatta e orgogliosa di questo risultato che è stato raggiunto, collaborando con tutti i delegati dei servizi sociali delle singole municipalità, e mi sono potuta occupare di questo progetto anche grazie alla fiducia che il Presidente dell'Unione, il Dottor Massimo Bagnoni, mi ha attribuito dandomi la delega alle politiche sociali. Ringrazio la comunità locale e mi piace lanciare questo messaggio, che è il dono di chi già ha collaborato per l'apertura di questo emporio venga condiviso anche da tutta la comunità in un gesto di responsabilità, di appartenenza e di radicamento nei confronti delle persone che in questo momento si trovano nella situazione di non neanche poter vivere i diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, e quindi di riversare questo dono che molti hanno alle persone che sono in estrema fragilità, e soprattutto che tutti gli operatori li accompagni, perché molto spesso la fragilità si accompagna ad una situazione di disagio lavorativo, che queste persone vengono anche riaccompagnate in un percorso di inserimento lavorativo, perché il lavoro è la prima condizione per vivere la dignità.